Allora, direi in compagnia questa sera alla festa medievale di Affi, di chi proprio insomma questa festa l'ha voluta fortemente, signora Carla De Beni, benvenuta ai nostri microfoni. E quello che mi fa piacere e vorrei chiederle cosa si prova a vedere questa festa prendere sempre più corpo anno dopo anno. Allora, guardate, è una grandissima soddisfazione, perché questa è una festa che è nata veramente dal basso, dalla gente. L'abbiamo costruita artigianalmente un po' alla volta, anno per anno. Siamo partiti con i costumi, con lo studio dei vestiti, con proprio i gruppi di Affi. Quindi abbiamo fatto un percorso veramente lungo, ma progressivamente sempre in aumento. Ed è bello perché c'è tantissima gente del paese che collabora. Abbiamo tutte le associazioni presenti e quindi questa è una grande soddisfazione anche per chi arriva ad Affi, che non conosce la realtà, si inserisce con la festa. È vero. Quindi per me è una grandissima soddisfazione. Soddisfazione, abbiamo visto tantissima gente, nonostante il tempo abbia fatto un po' tribulare e non poco, vediamo che stasera è un po' ventoso, però quello che conta è la possibilità di vedere questa festa andare avanti sempre di più. E le faccio una domanda che insomma dopo alla fine troverà anche un po' piacevole, perché solitamente, no, nelle varie amministrazioni cosa succede? Che chi crea un qualcosa tende a distruggerlo. Per Affi non ha funzionato così. Come mai, secondo lei, sarà il fascino del sindaco donna, ad esempio, o perché proprio l'idea era valida? No, secondo me lo spirito che ha fatto nascere questa manifestazione per me e la mia amministrazione nel 98, quindi un bel po' di anni fa, era quello di far conoscere il centro storico di Affi, perché tantissimi mi dicevano: ma cosa c'è di bello a Affi? C'è solo il casello, ci sono i centri commerciali. Invece noi volevamo far vedere che c'era il centro storico, che è una bomboniera, ma è bellissimo. E nel tempo questa cosa è andata sempre più avanti, cioè voglio dire, c'è stato un coinvolgimento generale che è difficile da fermare, perché c'è una volontà di andare avanti in questo senso qua. Non è che sia una cosa voluta da un'amministrazione contro un'altra, è un qualche cosa che è nata dal basso, sono cresciuti i gruppi. Credo che qualsiasi amministrazione sarà felice di accogliere la nostra festa. Direi. Ultima domanda, un po' diciamo con logica e con senso, visto che non è facile neanche dopo riuscire ad averla spesso, perché so che lei è sempre molto impegnata, quindi è difficile averla ai nostri microfoni. Quello che mi interessava sapere era come, abbiamo detto appunto di Affi, si riesce a preservare un po' le tradizioni, perché noi che viviamo prettamente nei paesi limitrofi, io vengo da Bardolino, ma insomma tutti bene o male la dinamica è sempre quella, come si riesce a preservare sia il paese ma soprattutto anche le tradizioni del proprio paese? Ma guarda, io non lo so, io sono innamorata del mio paese, io sono nata e cresciuta qui e sono innamorata del Moscale. A casa mia mi prendono in giro perché se non vedo il Moscale io non sto bene, quindi credo che sia un qualche cosa che nasce da una mentalità, non so come definirla, proprio paesana, proprio provinciale. Noi amiamo essere di Affi come uno può amare di essere di Cavaione o di Bardolino, e quindi uno cerca di far di tutto per far vedere le cose belle del suo paese. È amore, secondo me. È amore. È quella la parola che sblocca un po' tutto il discorso. Allora, noi solitamente agli ospiti del nostro programma, che si chiama Zoo Comunale, chiediamo sempre che animale si sentono di questo zoo comunale. Ma lei, signora De Beni, che animale si sentirebbe di questo zoo comunale? È molto complicata questa risposta. Ci ho pensato ancora. Io amo molto gli animali in generale e faccio fatica a scegliere, perché mi piacciono i cavalli, perché galoppano forte, mi piacciono anche gli uccelli che volano perché sono in alto. Faccio i cani, io adoro i cani, per cui faccio fatica a scegliere un animale. Diciamo che ce ne sono due o tre. Quindi insomma riusciamo a girarci molto bene. Adesso, grazie invece per essere intervenuta, mi ha fatto piacere anche se l'abbiamo disturbata, ma una domanda adesso l'abbraccio perché ho bisogno di abbracciarla. Ma chi è più affascinante tra Bonometti e Segame? Deve dire, chi è più affascinante? No, come no! Thank you.
anche in compagnia del sindaco questa sera, il signor Sega. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, io come ha visto nel video l'aspettavo sulla fontana, ma è meglio qua, così mi ha evitato di fare la salita e la ringrazio. Allora, due giorni molto intensi, due giorni molto particolari, dettati dalla grandissima presenza, nonostante il tempo, abbiamo detto. Quello che mi gratifica è vedere come si riesce a portare avanti un progetto anche di un'altra amministrazione, se vogliamo, ma con la passione e con l'amore di chi, insomma, vuole veramente bene al suo paese. È un po' questo il segreto per far andare bene le cose. Esatto, proprio il segreto è che siamo arrivati alla 23esima edizione e come negli anni scorsi stiamo sempre crescendo per far conoscere il paese non solo a chi ci abita vicino, ma anche nei paesi distanti che vengono volentieri a vedere questo bellissimo borgo. Direi la percezione è anche quella da un foresto come me, che l'unione degli intenti proprio per valorizzare Afi in questa festa medievale mette d'accordo un po' tutti, ed è questo anche il bello, cioè nel senso cercare un po' quella sintonia, quella sincronia che permette la riuscita sicuramente di, come stiamo vedendo, della serata, delle varie serate che avete proposto. Beh, la sintonia è proprio di far coesistere tutti i gruppi di Afi che stanno collaborando assieme al comitato organizzatore e questo secondo me è una bellissima cosa, vedere tutti i gruppi del paese che lavorano per far crescere questa bellissima festa, perché non è così scontato. Anzi, nei paesi piccoli a volte è anche difficile mettere insieme tutte queste persone. Cioè, vince a volte tanto il campanilismo, esatto. No? A volte nei paesi un po' più piccolini, però l'ho vista dialogare molto bene con la signora De Beni, mi ha fatto piacere. Ricordare le varie associazioni che aiutano in queste serate, ricordare gli sponsor, perché anche quelli sono fondamentali, ed è bello anche lì come si riesce a vedere l'affiatamento che c'è intorno al paese di Afi, che abbiamo detto nel corso degli anni sta prendendo sempre più valore, e questo è innegabile, signor sindaco. È innegabile perché stanno riscoprendo che Afi non è solo il centro commerciale, ma è anche una parte storica del paese, e siamo riusciti a costruire, secondo me, grazie naturalmente al comitato e a Carla De Beni, un qualcosa di particolare che molte persone ci invidiano. Direi. Allora io adesso vado alla ricerca di fontana, perché mi hanno detto che c'è in giro, però sai che lui è sempre un po'... Stai attento perché potrebbe essere... Vabbè. Ha sempre allora... qualche freccia nell'arco. No, andiamo a vedere. Allora, direi intanto, signor Fontana, complimenti per la festa medievale che si è svolta là fin questo sabato e domenica di giugno, ed è stata veramente molto particolare e piacevole, ma il plauso maggiore devo farglielo perché è stato di parola, perché noi ci eravamo visti già un po' di tempo fa, grazie. In Villa Poggi. Bravissimo, in Villa Poggi, grazie, certo. Alle giornate del FAI, sì. E lei mi aveva fatto una promessa che ha mantenuto, quindi è fondamentale mantenere le promesse. Complimenti, allora, signor Fontana. Allora, noi i complimenti non vanno a me, ma vanno all'amministrazione che ha appoggiato il comitato, e quest'anno siamo riusciti, dopo il Covid, a ripetere finalmente questa festa medievale contestualizzata nell'Affi storica. Abbiamo avuto venerdì a Incaffi e ieri ed oggi all'interno della parte storica di Afi, come vi dicevo, per farlo conoscere in maniera totalmente diversa. Questa è Corte Convento. In questa circostanza della festa medievale vengono aperti tutte quanti le corti private,
e di conseguenza le persone riescono ad entrare in queste corti ed ammirare chiaramente non solo la parte storica, ma come sono tenute all'interno, e quindi è una cosa secondo me bellissima e ci permette anche di farle condividere non solo con la cittadinanza, ma tutte le persone che stanno fluendo in questi giorni. Un plauso va anche agli organizzatori, perché come hai visto anche tu ieri abbiamo fatto la cena in centro paese e questa stasera è stata ripetuta, e il tempo questa sera fortunatamente è clemente, lo diciamo sottovoce, da ieri sera assolutamente. Quindi io ringrazio voi di essere presenti e ringrazio nuovamente tutti quanti gli organizzatori e vi aspettiamo l'anno prossimo fiduciosi in una grandissima festa medievale anche per l'anno prossimo. Grazie a tutti. Direi comunque Zio Fontana come al solito è molto esauriente, le faccio i complimenti perché comunque sia per la festa che per il suo charme, perché vestito così da arciere veramente vorrei vederlo anche il prossimo consiglio, vorrei vederla vestita così Zio Fontana, perché ha sempre il suo perché. Faccia va bene, bravo, va bene, ci provo. Grazie a tutti, grazie mille, buona grazie serata, grazie.